direttore, ci troviamo alla cartiera di Pompei per la presentazione del suo libro La storia del gol. Sì. Cosa si deve aspettare colui che va ad acquistarlo? Beh, intanto della serietà, molta serietà, perché io non lo so se sia bello, però è un libro serio, ci ho messo 2 anni e mezzo per scriverlo, sono stati 2 anni e mezzo, cioè per scriverlo, per trovare le cose, per, cioè 2 anni e mezzo di ricerche. E alle ricerche ho mescolato la mia esperienza, i ricordi miei, la conoscenza che ho di tanti attaccanti italiani. Ecco, spero di aver messo un po' d'ordine in una categoria un po' troppo talmente importante da diventare spirituale, cioè il gol è tutto il calcio, ecco. Il gol è tutto, un'emozione indescrivibile, però spesso al gol e nelle sostanze ai gol si viene ammoniti, una regola che andrebbe cancellata. Ma sai, sapendo che si viene ammoniti e perché si viene ammoniti, sei già per metà assolto. Il problema è che tu sai com'è nata questa regola, cioè la gente si toglieva la maglietta, diventava francamente qualche cosa di un po' volgare. Pensando che la televisione è un mezzo di tutti, forse l'ammonizione c'è stata. Come tutte le leggi, come tutte le regole, diciamo, anche questa va usata con intelligenza, ma non è una regola, secondo me, completamente sbagliata. Direttore, volevo sapere, Guarin, il suo libro, che caratteristiche ha, secondo lei? Cioè, che tipo di attaccante, come lo definirebbe nel suo libro? Higuaín è un centravanti puro, cioè un centravanti proprio classico, sa fare tutto. Higuaín è uno dei migliori centravanti del mondo, sa colpire da fuori area, sa fare l'uomo dentro l'area piccola, sa fare il tapin, sa fare qualunque cosa, deve credere molto nelle cose che fa. Anche Higuaín, secondo me, deve rendersi conto che è a un punto della sua storia professionale in cui deve cominciare a raccogliere veramente la sua diversità. Lui è un giocatore diverso, adesso deve vincere, deve cominciare a, cioè più che vincere, che dipende anche dagli altri, ma deve cominciare a saper essere, a dare una forma, una sostanza a tutte le doti che ha. Direttore, lei nel libro cita grandi campioni del passato, campioni che oggi, visto lo stato attuale del calcio italiano, tendono sempre più a preferire l'estero alle squadre nostrane. Beh, alcune squadre dell'estero pagano di più, l'ho fatto anch'io cambiando giornale da chi mi pagava di più. Cioè, il problema è che noi si paga meno, ma in un'economia, in un momento in cui il calcio è sempre più dentro l'economia, era difficile pensare che noi si potesse continuare a essere tra i grandi protagonisti del pallone. Cioè, ragazzi, è successa una cosa senza precedenti nel calcio, elementare per il mondo, ma senza precedenti per il calcio. È finito, è morto il mecenatismo. Cioè, il presidente che mette i soldi per farsi conoscere, semplicemente perché è molto ricco. Oggi si prende il calcio come un'azienda e si cerca di guadagnarci. Nel momento in cui succede questo, le multinazionali, perché poi una società di calcio importante è una multinazionale, in Italia capaci di fare questo sono molto poche. Cioè, con la possibilità fisica, finanziaria, economica di fare questo sono molto poche. Continuando a parlare sempre di Higuaín e di una sua possibile partenza, il Napoli quale attaccante dovrebbe poi prendere, un italiano oppure continuare sempre con gli stranieri? Ma vedo che è un periodo questo in cui si continua a sottolineare molto il problema degli italiani. Cioè, io personalmente non lo sento questo problema, evidentemente se mi fanno questo tipo di domande perché non sei il primo. Evidentemente c'è chi lo sente questo problema, il problema della mancanza di italiani. Io cerco buoni giocatori, io credo sia importante cercare buoni giocatori. Cioè, ci sono 2 o 3 falsi miti nel calcio. Uno è questo: meglio italiani, meglio più italiani che stranieri. Perché?
Cioè, Maradona non era di Portici, è meglio che ci sia stato. L'altra cosa è, voglio una squadra di giovani, per fartene che? Perché, cioè, qualcuno me lo deve, mi deve spiegare. Quando si parla così, sono modi per dire voglio pagare meno. Voglio pagare meno. Secondo me è così. Parafrasando il titolo del suo libro, La storia del gol in salsa napoletana, però, i 29 gol di Higuain contano meno del non gol contro la Lazio. Paradossalmente. Ma ci sono gol che pesano per centinaia di anni e non gol che fanno la stessa cosa. C'è un arbitro, io adesso non me lo ricordo nemmeno il non gol. Tu parli del non gol, il rigore. Del rigore, sì. Quello ha pesato tantissimo, non c'è dubbio. Però sarebbe veramente riduttivo vedere tutta la stagione del Napoli concentrata in quel rigore. Cioè, il Napoli ha perso 6 delle ultime 8 trasferte, si è fatto recuperare 10 punti dalla Fiorentina. Il Napoli ha fatto 15 punti meno dello scorso anno. C'è stata un'involuzione evidente, palpabile della squadra nella seconda parte del campionato. Questo non può essere sulle spalle di un calcio di rigore. Prima ha parlato di Sarri, che insomma lei conosce molto bene. No, gli ho detto che gli voglio bene, che mi piace molto. Non ho detto che non vorrei millantare delle. Sul giunto gli so che consiglio darebbe come direttore sportivo dopo 6 anni di Bigone a Napoli. Ma di giunto mi hanno parlato tutti molto bene. E ci credo, perché il lavoro fatto è ottimo. Spero che non si faccia tremare la mano. È il momento in cui passerà da firmare contratti da 100.000 euro a firmare contratti da milioni di euro. Ecco, è lì poi la differenza. Grazie.